Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Honkai Star Rail perché oggi voglio fare un piccolo video giusto per introdurre e dare la mia valutazione su quello che sarà il banner di domani di Jing Wang. Ragazzi, banner che a mio avviso è estremamente incredibile perché è vero che necessito comunque di un personaggio tuono potente, che in questo caso viene rappresentato da Jing Wang, ma c'è anche la possibilità di poter ottenere anche degli ottimi personaggi 4 stelle. Quindi diciamo che per me questo è comunque un banner molto 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 valido per quello che offre e ovviamente essendo messo in praticamente contrapposizione a quello che è stato il banner di Sila fino a questo momento, abbiamo la possibilità di ottenere un personaggio che a mio avviso è veramente tanta roba. Un personaggio che gioca con i follow-up, classe Erudition, quindi uno di quei personaggi che tende comunque a fare danni, non dico costanti, ma quasi, che poi, essendo comunque di un elemento che a me manca, è praticamente perfetto. Ma, come stavo dicendo prima, bisogna anche sottolineare il valore dei 4 stelle che sono presenti all'interno del banner, cominciando da Su Shang è comunque un altro personaggio che può essere utilizzato come DPS fisico, e come DPS fisico, a parte il Trailblazer, quindi il nostro main character, non abbiamo una grossa scelta se non praticamente Clara, che credo possa essere forse la migliore in assoluto che si possa ottenere. Però, non avendo Clara, ed essendo comunque Clara un 5 stelle, quindi diciamo un po' più difficile da ottenere per gli standard del gioco, avere un personaggio come Su Shang che possa aiutare in un modo o nell'altro all'interno non solo dei Fragmental Hall, ma in generale, perché appunto rappresenta il DPS fisico, sinceramente per me è molto molto interessante. Spero di averne e poterne ottenere più copie, dato che comunque io dovrò effettivamente pullare nel banner, quindi diciamo che la situazione è abbastanza particolare in questo caso per me, perché appunto non avendo pullato un granché sul banner di Sila, perché appunto ho preferito saltarla per appunto assicurarmi Jing Yuan, comunque reputo che questo personaggio possa essere molto interessante. Successivamente abbiamo 7 marzo. 7 marzo è praticamente il tank, è il primo tank che possediamo all'interno del gioco. Ci viene data fin dall'inizio, è un personaggio che comunque vuoi non vuoi qualcuno avrà sicuramente trovato in più copie, quindi forse tra quelli che sono presenti all'interno del banner è quella meno desiderata probabilmente, ma c'è sempre comunque chi avrà necessità di poterla maxare, di poterla costellare e quindi di conseguenza sfruttare tutte le sue meccaniche. Un personaggio che comunque può lavorare bene in combo con altri personaggi, guardasi con Clara ad esempio, no? Che 7 marzo dà appunto lo scudo a Clara e poi Clara countera e anche 7 marzo, quindi diciamo una combo basilare che è possibile già sfruttare fin dall'inizio del gioco e che chi ovviamente possiede questi personaggi potrà rafforzare anche grazie a questo banner. E poi ragazzi, il personaggio che probabilmente tutti andremo a cercare su questo banner per un motivo o per un altro, Tingyun. Tingyun è, ho sentito qualche paragone, ho sentito diciamo qualche azzardo, paragonarla al Bennett probabilmente di Honkai Star Rail, magari come utilità potrebbe anche essere, però effettivamente sono due personaggi che comunque fanno due cose diverse. Lei è praticamente specializzata nella ricarica della Ultimate dei nostri personaggi, buffa addirittura e dà una sorta di enchant, quindi una sorta di potenziamento elementale, come si suol dire, ai nostri attacchi, che rende il tutto più interessante. Rende il tutto più interessante anche perché lei ovviamente non cura, quindi non avendo la possibilità di curare, rimane comunque un buffer barra supporto offensivo che però giustamente non può andare a sostituire un healer, quindi non abbiamo praticamente quella stessa funzionalità simil Bennett che non solo buffava l'attacco, comunque buff in generale il team e riesce anche a curare un pochettino.
I tre personaggi che ovviamente qua si vanno a pullare sono assolutamente ottimi come 4 stelle, però ovviamente il nostro obiettivo principale sarà ovviamente il 5 stelle Jing Yuan. Io dovrei avercelo garantito, dato che i banner a quanto pare funzionano come Genshin, ho perso il 50 e 50 su Zila, quindi dovrei avere il personaggio assicurato. Non vedo l'ora ovviamente di pullare, anche perché non solo è stato comunque ufficializzato il banner dei personaggi, che rimane identico a quella che è stata la beta, ma abbiamo anche il banner delle armi che è stato ufficializzato. Banner delle armi che è stato ufficializzato con delle armi che, sinceramente parlando, sono carine. Oserei dire, sono abbastanza carine, due in particolare, una mi piace un po' meno in realtà, e poi ovviamente l'arma 5 stelle per eccellenza di Jing Yuan, che non solo per lui è perfetta, ma in generale ci consente comunque di poter sfruttare al massimo il potenziale del personaggio. Come armi abbiamo per l'appunto la 5 stelle, in questo caso Before Dawn, che ovviamente può essere utilizzata da tutte le classi Erudition, dove aumentiamo il crit damage dell'utilizzatore del 36, 42, 48, 54, 60% in base ovviamente alle super imposition che andremo a fare all'arma, e poi avremo la possibilità anche di incrementare il danno della skill e dell'ultimate del 18, 21, 24, 27 e 30%. Quindi non solo aumentare il crit damage, ma anche aumentare il danno dei vari attacchi. Per cui veramente tanta bella roba. Inoltre, dopo che avremo utilizzato la skill o l'ultimate, otteniamo un buff che si chiama Somnus Corpus. Questo buff che cosa fa? Permette praticamente di potenziare i nostri attacchi follow up e potenziarne il danno, quindi il danno che andremo a produrre, del 48, 56, 64, 72 e 80%. Quindi questa è comunque un'arma che va benissimo anche su Himeko, quindi chi possiede Himeko e non interessa il personaggio di Jing Yuan può pullare l'arma per darla a lei. Io ovviamente spero di andare a pullare sia l'arma che il personaggio, perché mi interessa avere l'accoppiata, proprio per avere comunque un personaggio veramente forte all'interno del mio profilo, e quindi cercare comunque di migliorare tutto quello che ho a disposizione. L'altra arma 4 stelle, che è quella che mi piace meno possibilmente, è Planetary Rendezvous, che tecnicamente potrebbe essere identificata come l'arma 4 stelle di Asta, infatti può essere utilizzata dalla categoria Harmony, e praticamente che cosa fa? Una volta entrato in battaglia, se un alleato effettua lo stesso tipo di danno dell'utilizzatore, abbiamo un danno incrementato del 12, 15, 18, 21 e 24%. Quindi bisogna avere comunque due elementi uguali praticamente all'interno del party per attivare questo effetto, che non è male, sinceramente, non è malvagio, non è così brutto, però avere comunque due elementi dello stesso, cioè avere nel party due elementi uguali, al momento non mi sembra molto conveniente, solo in pochissime occasioni. Io per esempio gioco con doppio elemento, ma ho praticamente Gepard che mi fa da tank, Yanqing che mi fa da DPS single target, quindi diciamo che non è un buffer o comunque non è un supporto che è dello stesso elemento del mio tank o del mio damager. Se ovviamente accoppiassi un damager con il supporto che per l'appunto utilizzi quest'arma, allora va bene, altrimenti rimarrebbe un pochettino, secondo me, quella peggiore probabilmente tra le 4 stelle. Anche perché poi abbiamo l'altra arma, che è Only Silence Remains, l'arma tecnicamente identificativa di Dan Heng, dato che per l'appunto abbiamo la sua rappresentanza come Lightcon. Questa invece mi piace molto, già la possiedo, mi piacerebbe averne delle copie in più per amplificarne gli effetti, in quanto abbiamo un aumento dell'attacco già di base del 16, 20, 24, 28 e 32%, e inoltre come effetto addizionale abbiamo la possibilità di aumentare il nostro crit rate se stiamo combattendo due o meno avversari sul terreno, quindi contro le boss fight o in generale contro quei nemici che troviamo singolarmente ci consente di diventare molto molto forti. Io infatti quest'arma la possiedo al momento su Yanqing, che lui comunque aumenta crit rate e crit damage di base, ma grazie anche a questo boost che possiamo ottenere da quest'arma ovviamente diventa ancora più forte.
E poi infine l'ultima arma, che è praticamente quella di 7 marzo, proprio viene portata 7 marzo sia come personaggio nel banner e sia come arma presente all'interno del banner, The One of My New Life, che secondo me è un'ottima arma per la classe Preservation, perché abbiamo appunto l'aumento della difesa, quindi tutti i personaggi che scalano in difesa avranno comunque un bonus a prescindere del 16, 18, 20, 22 e 24%, e poi una volta entrati in battaglia abbiamo la possibilità di incrementare la nostra resistenza dei danni, cioè di tutti gli alleati tra l'altro, quindi non solo suoi ma di tutti gli alleati, dell'8, 9, 10, 11 e 12%. Ovviamente gli effetti simili non possono staccare, quindi se noi abbiamo altre riduzioni AOE che si triggerano con diverse condizioni non si sommeranno a queste, e ovviamente le percentuali più alte batteranno le percentuali più basse, quindi questo già è abbastanza interessante come effetto. Però per una classe Preservation che può effettivamente avere un bonus del genere, questa per esempio è un'arma 4 stelle che va benissimo anche su Gepard per esempio, infatti è un'arma che io ho messo nella mia analisi e valutazione di Gepard proprio come una delle sostitute che si possono mettere a lui, proprio perché aumenta la difesa, quindi scaliamo gli scudi in difesa e poi abbiamo anche una riduzione del danno, per cui veramente tanta bella roba, sia il banner delle armi sia il banner dei personaggi. Infatti io spero di pullare su entrambi, non credo di pullare lo stesso giorno di uscita, probabilmente pullerò il giorno dopo perché ho degli impegni personali, quindi vi invito già da adesso a venire a iscrivervi sul canale Twitch, trovate ovviamente tutto in descrizione, su Discord, seguirmi su Instagram eccetera eccetera per essere aggiornati e per essere informati, proprio perché andrò a pullare il personaggio, pullerò l'arma e poi discuteremo insieme, lo proveremo insieme e faremo tutto ciò che si deve fare all'interno ovviamente di questa diciamo di questa tipologia di contenuto. Quindi io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me, queste sono le mie impressioni a caldo sui banner su cui ovviamente andrò a spendere le mie risorse. Fatemi sapere se anche voi andrete a pullare su questo banner, se avete intenzione anche di ottenere le armi e soprattutto perché. Noi ci becchiamo alla prossima e quindi grazie ancora per essere stati con me, bye bye.